Buongiorno, anche oggi siamo qui a Chioggia, splende il sole, quindi è molto bello questo, visto la giornata di ieri che è stata bruttina. Vi aspettiamo come sempre qui da noi con tutta la nuova collezione. Ormai è arrivata l'estate, è arrivato il cerimonia. Se avete cresime, battesimi, matrimoni, venite da noi, fate un giro, perché vi posso dare total look, quindi dal vestito all'accessorio. Vi aspettiamo, seguiteci come sempre, buona giornata a tutti. Ciao Andrea. Allora, polemica che sta innescando l'amico Bibi, sai, una bravissima persona, sì. Non lo dico per piaggeria, ma praticamente stanno facendo tutta una questione gravissima sugli orari della batteria. Non so se hai seguito. Io e batteria sono felice. Sono felice, in pratica, no? Perché dicono, ah, deve essere aperta, chiunque deve andare. Ma tu cosa ne pensi di questo? Ma a me sembra di aver capito che aperta è aperta. Ci sono degli orari logicamente da rispettare, perché è logico che se c'è qualcuno là che è anche diventata privata. C'è un vincolo. Esatto, quindi cioè, non è che una restrizione, c'è il vincolo di far entrare le persone. Perfetto, quindi basta rispettare gli orari, non può essere aperta 24 su 24, perché sennò diventerebbe regno del mondo, quindi tanto vale, cioè, è giusto, uno vuole andare a visitarla, benissimo, rispetta gli orari e così dovrebbe essere, anche perché visto che è privata. C'è un vincolo, lo rispettano e siamo a posto con tutto, secondo me. Poi altri la penseranno in modo diverso, vabbè, ognuno ha le sue idee, ma questa è la mia, il mio pensiero. Ok? Grazie mille. Ciao amici di Chioggia, ciao a tutti quanti. Oggi sono qua con il mio amico che è qui, che abbiamo appena bevuto un'ombretta di vino. Non è mica vera. Abbiamo bevuto il caffè. Abbiamo preso il caffè del caffinato. Abbiamo visto una bella nave arrivare questa mattina presto, che arrivava e ormeggiava, e adesso siamo qui che aspettiamo di vendere. Io il formaggio, è il mio amico. Siamo in trasferta, non sappiamo. Vi vogliamo salutare e un bacione a tutti quanti. Ciao, grazie. Ciao Chioggia. Buongiorno a tutti, oggi una bellissima giornata e come sempre abbiamo moltissime novità. Oggi volevo presentarvi dei nuovi arrivi, lenzuola che fanno uso copriletto, e tutti per la stagione primavera-estate, con fantasie molto colorate, e ne arriveranno ancora sempre di nuovi e vi aspettiamo per gli acquisti. Grazie mille e buona giornata a tutti. Batterie Forte San Felice, cosa ne pensi di questa polemica che sta montando un po' l'amico Ermino Bibi, che vorrebbe che la gente entra a qualsiasi orario? Tu sai che la batteria è privata. Ha un vincolo, ci sono degli orari, cosa ne pensi? Beh, penso che è inutile voler entrare in qualsiasi orario. Si entra negli orari prescritti e basta. Infatti. Come che ci sono i musei, tutte altre cose. Te la ricordi com'era messa prima? Prima era un disastro, un degrado. E adesso com'è messa? Adesso è bella, bellissima, che si può visitare qualsiasi, però negli orari prescritti. Al contrario di certi parchi, tipo Viale Umbria, che sono nel disastro totale, esatto. Che lì c'entra la gente anche di notte. Esatto, quello è proprio un disastro. Grazie caro. Prego. Felice, c'è l'amico Erminio Bibi che sta facendo questa polemica sugli orari, che insomma si deve entrare ad altri orari. Secondo me non è una questione di Erminio Bibi o del Comitato San Felice, è un problema molto semplice. La batteria è un bene pubblico, è un bene demaniale pubblico che ha una sua storia, una sua tradizione. Scusa se ti interrompo, non è più un bene demaniale, l'ha comprata all'asta. Sì. È stata comprata. Sì. Quindi è privata adesso. Allora, con un vincolo. Arrivo. Essendo bene pubblico, non poteva assolutamente essere venduta se non
se non garantendo a tutti i cittadini di accedere. Quindi è stata venduta, ma con un vincolo che è determinante, altrimenti non poteva essere. Ma possono entrare i cittadini? Non è che non possono entrare? No, però bisogna agevolare gli orari. È inutile che d'estate il pomeriggio sia chiusa, non ha nessun senso. Allora mi dicono gennaio, febbraio, è freddo, è brutto, deve, per carità, si può ragionare, ma c'è una restrizione continua degli orari che fa pensare alla chiusura definitiva, questo è il punto. Ho capito, va bene, io ti ringrazio. Grazie a te. Ciao, ciao, ciao. Ciao. Do you speak Italian? Yeah.